Salve a tutti, per chi non mi conoscesse, io mi presento, mi chiamo Boris. Nonostante questo nome tenda a confondere molto le persone a cui mi presento, io sono italiano e anzi, da almeno 4 generazioni che io sappia, sono non solo italiano, ma proprio dello stesso paese. Paese che io ho deciso di mostrarvi oggi. Il mio paese si chiama Bieste, si trova nel sud Italia, precisamente nella regione Puglia, sulla punta del Gargano. Io non vivo più lì da diversi anni, ma ho la residenza ancora lì. E dato che il 4 marzo ci sono state le elezioni politiche, l'unico modo che io avevo per votare, dato che sono residente lì, era quello di tornarci e votare da lì. Una volta arrivato mi è venuta l'idea di registrare quei posti per farveli vedere e farvi capire qualcosa in più di me e del mio passato. Devo fare diversi disclaimer. Il primo è che è la prima volta che io mi approccio a questo tipo di video, questo tipo di ripresa e quindi cioè, sto sempre lì che mi muovo, quindi avrete proprio la sensazione di mal di mare, o comunque in generale la qualità delle riprese è veramente scadente. Ammetto che comunque ho imparato molto da questa esperienza. La seconda è che l'unico strumento a mia disposizione era il mio cellulare, tra l'altro con poca memoria, santo Google Drive mi ha salvato la vita. E quindi, nel senso, tra l'attrezzatura che era scadente, l'inesperienza e diversi errori dettati dall'inesperienza, dal punto di vista tecnico, questo video è un po' un disastro. Quindi io vi dico già che se vi aspettate uno di quei vlog strafighi dove tutti sono bravi e riescono a valorizzare perfettamente i posti in cui vanno, purtroppo questo video sarà piuttosto deludente. Io vi consiglierei più di prenderlo come un modo per conoscere meglio me, fare un tuffo nel mio passato, vedere i posti in cui sono cresciuto e a cui io sono molto molto legato e imparare, insomma, non solo roba su di me, ma anche sul paese, perché comunque dico molte cose dal mio punto di vista molto interessanti riguardo al paese, a Bieste, il paese dal punto di vista storico, geografico. Bieste è sempre stata piuttosto conosciuta per via del turismo estivo, sia in Italia sia all'estero, ma negli ultimi mesi ha acquisito una particolare notorietà per via della canzone di Max Gazzè, La leggenda di Cristal de Pizzomullo, che dovreste sentire in sottofondo, che ha partecipato a questa edizione di Sanremo, che parla appunto della leggenda di Cristal de Pizzomullo, che è proprio una leggenda di Bieste. Ci ho fatto anche un video a riguardo, dovreste trovarlo qui su. Comunque, se vi interessa avere questo tipo di informazioni, all'interno di questo video io parlerò anche di molte altre leggende inerenti a questo paese, perché ce ne sono altre. Ovviamente vi consiglio la visione, soprattutto per le cose che dico all'interno del video, che sono proprio inerenti alla storia, alle credenze popolari e poi, insomma, ok che la qualità è scadente, però comunque qualcosa si vede, dai. Cioè, non è che ci ho proprio messo il dito davanti alla telecamera, comunque i posti si vedono. Cioè, ok, non è una qualità eccelsa, però un'idea ve la riuscite a fare, dai! Saluto tutti i nuovi iscritti, come vedete il video sarà sottotitolato in modo da agevolare tutti i nuovi iscritti che sono al di fuori dell'Italia. Detto questo, se avete deciso di proseguire con la visione, vi chiedo venia per la bassa qualità, anzi, considerando che c'è un altro viaggio in programma molto a breve, se avete suggerimenti sono assolutamente ben accetti. Detto questo, io vi auguro una buona visione. Di solito qui la pioggia è un'entità mitologica, proprio oggi fa brutto tempo. Allora, questo è il calcetto, lì c'era il mio dentista. Tra l'altro, questo campo è nuovissimo perché quando vivevo qui non c'era mica, cioè, guarda che figata! Cioè, ci hanno fatto l'erba, le cose dell'Italia. No, è bellissimo, prima era senza, tutto sfasciato, senza rete. E ogni volta che passavo di qua era un po' un trauma perché puntualmente mi beccavo i ragazzini che la palla gli finiva fuori, mi urlavano palla! E io non gliela volevo mai prendere, che dovevo andare a rincorrere la palla per strada. Invece si può ammirare il fantastico parco giochi,
fortuna c'era praticamente dietro casa, e invece quella struttura lì era la mia scuola media. Oh no. Vabbè, lì ci sono tipo dei mercati perenni. Ma adesso ci andiamo, ci stiamo accingendo ad andare verso la vera star del paese. Sappiamo tutti a chi mi riferisco. Eccolo, siamo vicini al mare, stiamo per incontrare la star del paese ed eccolo lì, il Pizzo Mullo. E adesso proviamo ad avvicinarci, aiuto. Ovviamente adesso sta iniziando a piovere, tipo più forte. Ah, l'ombrello che se sta sfasciando. E questa, vabbè, lì poi magari ci andremo. Quella è la parte vecchia del paese. Che figata! Io tipo adoro alla follia il mare d'inverno. Cioè, immaginatevelo tutto pieno d'estate, pieno di gente d'estate fino laggiù. Ma chi me lo fa fare? D'inverno è uno spettacolo. Adesso tralasciate il fatto che sta piovendo e il mio ombrello se ne sta andando a fanculo. Però, figata assurda. Oh, quanto mi sei mancato, mare! Ragazzi, voi non avete idea di quanto mi mancasse tutto questo. Cioè, io lo facevo tipo, arrivavo fino giù, fino a quando non ho fatto 18 anni. Adesso anche con la pioggia, con la pioggia è ancora più bello, proprio perché non c'è nessuno. Cioè, questo vento, questa atmosfera, che spero lo stia coprendo la mia voce, ma è bellissimo. Lo facevo ogni domenica, invece di andare a messa come mia madre voleva. Io in realtà, invece di andarci, venivo qui, arrivavo fino giù, è bellissimo. Mi mancava troppo, non lo faccio da un botto. Figata che è. Dovrei tornare più spesso. Quella è tipo la punta di San Francesco, poi magari se riesco ve lo faccio vedere, è proprio la punta del paese, credo sia proprio il punto sulla punta, 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 la puntissima del Gargano. Torniamo indietro, stavolta dalla strada. Nella nostra strada di casa abbiamo la chiesa dove andavo da piccolo e da cui in teoria, dovevo andarci anche da adolescente, ma andavo sul lungomare a farmi le passeggiate invece di venire qui, per la gioia di mia madre che lo sta scoprendo probabilmente adesso. Allora, ho deciso di fare il giro dal retro della chiesa perché voglio farvi vedere un'altra cosa. Aiuto! Questa collina praticamente è tipica perché il giorno di San Giorgio, che qui è festa patronale il 23 aprile, tutti vanno a fare tipo il picnic sulla collina, a mangiare tipo la frittata, che credo sia il piatto di quel momento. E io da piccolo sono stato morso da una vipera qua sopra. Fantastici ricordi felici. Quello invece era il mio asilo, che adesso è diventato non ho capito cosa perché le nascite sono tipo precipitate. Tra l'altro, mica un torrente in pratica qua. Il diluvio è passato, proviamo a fare un altro giro perché voglio farvi vedere un'altra cosa. Lì sono iniziati i miei problemi alle spalle, proprio in quell'incrocio. Io per girare ho preso queste mattonelle di merda rosa in un terreno come questo, in cui scivolava, e mi sono caduto dal motorino, proprio in quella curva. Fantastici ricordi. Il giorno pioveva, come oggi, le mattonelle, come avete visto, sono fatte un po' così. Erano scivolose quando ho preso quella curva, cioè praticamente mi sono inclinato un po' troppo. E niente, sono caduto come un sacco di patate. Centro è questa discesa, però la vedrete meglio domani mattina, tanto per andare a votare è su questa strada. Questa è una non si vede niente, no vabbè, lo vedete meglio domani. Questo c'è la cattedrale. Eccoci qua al punto clou. Questa pietra, che magari sembra solo una pietra, in realtà si chiama la Chiancamara ed è la pietra in cui molti viestani furono decapitati quando ci fu l'invasione turca nel 1550, credo più o meno, da parte di Dragut. E quindi è un simbolo molto sentito. Max, prossima canzone, Dragut e l'invasione turca. Ci dovrebbe essere una targa. Eccola qua. Però non so se si legge, magari stoppate o mi. Peccato solo per la giornata, per il buio. Chissà quante ne ha viste sta pietra. Poi vedete qui, le vie sono molto così tipiche. Qui siamo invece a Piazzetta Petrone, non ho idea del perché si chiami così, e qui era venuta Meghan Gale all'epoca, era proprio qui, tutta la gente seduta su queste scale e poi l'ha inseguita quando è scappata senza firmare niente. Qui c'è la vista, quello è il lungomare dove siamo stati stamattina, e vediamo se più avanti c'è una vista un po' migliore. Allora, purtroppo si vede male, però quello è il Pizzo Mullo, si vede in penombra, e quello è il lungomare.
Sì, il Pizzo Moon si vede proprio in penombra, però è lui. Giunti davanti al castello di Vieste. Purtroppo non è visitabile perché credo sia militare. Oh, lì c'era l'ingresso, però sì, per un periodo è stata aperta, però ti facevano stare tipo solo nel cortile interno, non era visitabile nient'altro. Peccato, tra l'altro qui la cosa caratteristica è che tipo vista frontalmente sembra tipo una nave, però devo farla vedere tipo da più giù. No, io ho sempre pensato che da questa prospettiva il castello sembrasse tipo una nave gigante che si stesse ancorando, mamma che italiano. Vi ho portato a vedere Pizzo Munno, adesso vi porto a vedere Cristalda. Qui potete ammirare il bellissimo porto di Vieste, ma lo vedrete meglio domani, adesso non si capisce niente, tanto penso di passarci, spero. Oltre il porto, quindi oltre quelle luci arancioni che vedete qui perpendicolari a questa strada, inizia il secondo lungomare, quindi il lungomare nord. Un'altra cosa figa di questo fantastico paese è che puoi trovare a terra le rose dei venti che ti indicano sempre dov'è il nord, cioè, ma dove altro mai nel mondo? Ci troviamo davanti al Lido Cristalda e qui c'è una rotonda con questo monumento che in teoria è stato dedicato proprio a Cristalda. Ovviamente, diciamo, non c'è una storia troppo antica riguardo a questo perché comunque è stato fatto tipo 10, massimo 15 anni fa, quindi non è come il Pizzo Munno, è una roba naturale e così, insomma, è stata fatta abbastanza di recente. Peccato che la spiaggia non si vede niente. Comunque vi farò vedere nella mappa dove ci troviamo adesso e dove si trova il Pizzo Munno, la roccia, insomma. E la cosa figa è che ovviamente Vieste ha due lungomari, questo è il lungomare nord. Qual è la cosa davvero figa? Che grazie alla geografia di questo paese tu hai praticamente quasi la certezza di trovare uno dei lungomari con l'acqua calma. Perché se becchi il vento o la corrente che viene da sud, allora il lungomare nord ha l'acqua calma perché è più riparato. Viceversa, se becchi il vento che viene da nord, il lungomare sud, quello col Pizzo Munno, è calmo, almeno nella parte iniziale. Questa cosa è fighissima. Comunque, ho anche tro sempre trovato molto poetico il fatto che siano stati messi all'inizio di due lungomari diversi, no? Un po' come a simboleggiare che sono un po' destinati a stare eternamente separati. Anche se magari la cosa poi non è neanche voluta, però vabbè, non si vede niente. Comunque, vabbè, è inutile che faccio la passeggiata sulla sabbia, tanto a stento si vede qua. Mi sembrava più illuminato questo punto, ma pazienza. Comunque, ragazzi, è bellissimo. Cioè, già io adoro il mare d'inverno. Poi il mare d'inverno di sera con questo freddicello, questo odore di pioggia, di mare, è bellissimo. È la cosa che più mi manca di questo posto. Speravo si vedesse meglio perché questo è un posto dove venivo spessissimo e dove venivo io al mare, ma non si vede niente. Siamo praticamente alla spiaggia di San Lorenzo, che è alla fine di questo lungomare. Proverò a mettere qualche foto se la trovo su internet di com'è di giorno. E è fighissimo perché è più riparato, lì ci sono le rocce. È figo perché essendoci le rocce, i genitori responsabili che avevano i bambini non venivano qui e quindi c'era poca gente generalmente. Cioè qui e poi lì dovreste vedere il faro. Eccolo lì, avete visto il fascio. C'è una storia anche su quello, ma ne parleremo domani quando ci passerò più davanti. Diamogli la sta salutata notturna al nostro amico. Oh, già stavo cadendo. Ah, che bello. Che gli vuoi dire? Fighissimo. Dai, di sera anche c'è questo fascio illuminato proprio bene, proprio valorizzato. Fantastico. Vabbè, torniamo a casa. Buongiorno mondo, ovviamente oggi che devo ripartire è una bellissima giornata. Il terreno è ancora un po' bagnato, però è una bella giornata. Oh, perché non ha fatto ieri sto tempo? Sfiga. Vabbè, andiamo a fare il nostro dovere di buon cittadino, nonché motivo per cui sono venuto qui. Questa ovviamente è la via di ieri, ma ieri non si vedeva un cacchio, la Olmo. Viale 24 maggio. Mattonelle colpevoli, cioè ditemi se quella non è una curva orribile facendosela col motorino col terreno bagnato per andare in quella strada a sinistra. Cioè, l'inizio della fine. Questa è la villetta dove sono passato ieri sera, ma ovviamente non si vedeva niente. E diciamo, vi avevo promesso che ci sarei tornato. Purtroppo non è molto calcolata, devo dire. Forse d'estate ci viene più gente. E questa è la via, insomma, il centro. Diciamo il centro-centro. Oh, da qui si vede, da qui, diciamo, attraversato, sia perché si vede meglio e sia perché così
Non mi trovo a vedere le targhe delle macchine, non le devo cancellare, non le devo censurare. Qui abbiamo il monumento ai caduti in guerra. E lì c'è la chiesa, la Santa Croce. Questa era la mia scuola elementare, figata. Vabbè, proseguiamo. Vi riporto nei posti dove sono stato ieri sera perché ho rivisto i video e non si vedeva niente. E quindi magari è il caso di farveli rivedere di giorno, così magari si vede un po' meglio. E rieccoci alla chianca. La chianca. Provo a rinquadrare la targa, magari di giorno si vede un po' meglio. Purtroppo il mio telefono è quello che sì, vedo ancora peggio. Opla. E piazzetta Petrone, che oggi si vede un po' meglio, la vista è ovviamente spettacolare. Mamma mia, che bella! Poi più tardi vedrò di andare laggiù. Ma sono proprio contento che sono tornato di giorno, rende molto di più. Ed eccolo là, bello che ci osserva, ci monitora. Tutto il lungomare. Dove c'erano i miei concerti in pratica. Wow. Boh, adesso è meglio che mi muovo perché voglio andare ancora in tantissimi posti e ho tipo un'ora, quindi devo stramuovermi perché parto fra poco. Bello. Ah, che spettacolo pure questo, con l'angolatura nave. Peccato che sia veramente non visitabile, anche se per un periodo lo è stato solo il cortile interno, però adesso vi faccio rivedere l'inquadratura nave, ditemi se non è tipo una nave gigante che si è spiaggiata. Navosissima. Boat. C'è la cattedrale, però sinceramente non mi sembra il caso di entrare a far foto o video. Micio, la sto disturbando. Allora, siamo praticamente nella parte antica del paese, che tra l'altro tutte queste strade, adesso forse devo inquadrare, ma tutte queste strade, quando sono venuto l'ultima volta, che è stato tipo, era il periodo di Natale, erano tutte piene di presepi, cose così, era molto molto carino. La chiesa di San Francesco, cioè il punto più punta 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 puntissima del Gargano, e infatti come vedete si vede il mare da entrambi i lati. Questo vuol dire che a largo dietro questa chiesa ogni tanto si incontrano le correnti e quindi ci sono dei piccoli portici. Comunque è molto molto carino e caratteristico. Tra un po' adesso andiamo al faro. Ho dovuto cancellare l'episodio dell'esercito delle 12 scimmie che avevo intenzione di vedere in treno per avere spazio sufficiente e continuare a girare. Comunque è veramente veramente notevole il paesaggio qui. Non mi sono scordato cosa dovevo dire, quindi non occupiamo memoria preziosa inutilmente. Eccoci qua, siamo passati dalla punta di San Francesco, con questa bellissima vista sul mare, alla Marina Piccola. Quello è il faro, ma spenderò due parole fra poco. Quella è la Marina Piccola, diciamo la piazza principale, qui mi arrivano già gli schizzi d'acqua, aiuto. Qui, insomma, questa è la Marina Piccola, lì c'è, non mi ricordo cos'è. Spendiamo due parole per il faro. Praticamente quella è l'isola in cui nel, non ricordo, 1200 e qualcosa, Papa Celestino V, quello che aveva abdicato e rinunciato al potere, è fuggito lì per nascondersi, cioè della serie, e questo posto è talmente sperduto che qui non mi troveranno mai.
e invece l'hanno trovato. Insomma, qui la storia è passata. Questo paese non gli manca niente, ci abbiamo le leggende, ci abbiamo le invasioni, ci abbiamo le fughe, cioè, che vogliamo di più dalla vita? Prossima canzone è La fuga di Celestino, mi raccomando. Giungiamo alla Marina Piccola, questa è la piazza centrale del paese, bella, vuota, tutta per me. E questo che vedete di fronte è il cinema Adriatico. Successe un casino con questo cinema, perché praticamente era un edificio abbandonato, bruciato tipo, che poi è stato ristrutturato, è stato costruito il cinema, ma tipo era tutto pronto, fatto, bello, finito, e per 10 anni questo cinema non apriva, la notizia finì anche su Striscia la Notizia. E adesso da qualche anno è attivo, so che sta andando anche abbastanza bene. A memoria ci sono lì quei resti di quella nave, chissà qual è la sua storia. Male che sono passato di qua, me l'ero dimenticata questa storia. Questo è lo spacco di Rosinella e la storia o ve la scrivo o ci faccio un video a parte perché ho pochissima memoria. Pochissimo spazio, comunque questo è lo spacco, poi vi racconto la storia. Ecco un'altra cosa che volevo mostrare, questi sono i trabucchi, che io sono postazioni da pesca, che io ne ho visti talmente tanti qua, che ero convinto si usassero tipo in tutta Italia, in tutto il mondo, invece ho scoperto che sono tipo tipici di questa zona, sono sì, delle postazioni da pesca, lì gettano le reti e pescano, però sono molto tipici e caratteristici, mi hanno sfatato un mito, ero convinto ci fossero ovunque. Lo santuarietto dedicato alla Madonna. Se volete leggere, fate un attimo lo screen perché altrimenti veramente non faccio in tempo. Adesso vi faccio vedere il porto. Il porto piuttosto è piccolino. Questo se lo ingrandissero Vieste come città, boh, farebbe il culo a tutti. Io ieri, tra l'altro, quello è il lungomare nord, quello dove c'è Cristal dall'inizio. Adesso provo a riandarci se la batteria, cioè la memoria me lo permette. Comunque, ieri io ero alla fine di quel lungomare, cioè praticamente qua. Ero qua. Sono arrivato ieri sera, però non si vedeva niente. Pazienza. La rosa dei venti che volevo inquadrare ieri sera, che probabilmente non si vedeva. Ah, Cristalda by day. Oh, salutiamo il mare e poi direi che è il momento di ripartire. Io ieri sera comunque sono arrivato fino a laggiù, fino alla fine di questa spiaggia, però purtroppo non si vedeva niente. Salutiamo questo bellissimo paesaggio. Dov'è Cristalda? Sta laggiù? No, non si vede da qua. Quello è il Lido, Cristalda. E boh. Ciao Vieste, mi mancherai tantissimo. Ciao mare. Ah, il mare d'inverno sarà la cosa che mi mancherà di più. Tempo di ripartire. Salutiamo Pizzo qua. Oh, wait. Ciao Pizzo, mi mancherai. Questo che cos'è? È Torre di San Felice. Torre di San Felice, lì c'è l'arco famosissimo. Sì, boh. Puoi prendere anche la sponda di Vieste laggiù. Siamo molto contenti perché noi oggi con lei. E niente, è così che è finita, è così che sono tornato alla mia quotidianità qui a Torino, altra città che io adoro tantissimo. E niente, io vi ringrazio per essere stati con me fino a qui. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che abbiate trovato interessanti i contenuti che ho portato, che vi sia piaciuto il paese, che vi sia piaciuta la storia, che vi siano piaciute le leggende. Vi invito a lasciarvi sotto tutto quello che vi passa per la testa e ci vediamo alla prossima.